È il momento di parlare di BTP Futura sulle fonti TV perché dobbiamo andare a vedere come sta procedendo il collocamento. Il collocamento è iniziato ieri, è arrivato alla terza edizione. Vede una durata più lunga, ricordiamo, scadenza 16 anni, un doppio premio fedeltà e presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, il cosiddetto meccanismo Step up, il collocamento proseguirà, darà la possibilità di aiutare a finanziare le spese per l'emergenza Covid e la campagna vaccinale. Insomma, sembra che stia andando molto bene. Saluto Andrea De Gaetano, buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Intanto do anche un altro riferimento, poi do a te la parola, cerchiamo di capire insieme se effettivamente questo collocamento sta andando nella giusta direzione e cosa ne pensi tu soprattutto. Il BTP Italia di un anno fa aveva raccolto 22,3 miliardi, il primo BTP Futura aveva invece raccolto 6,13 miliardi, il secondo si era fermato a 5,7 miliardi di euro. La domanda nelle prime ore di collocamento, parliamo di quello attuale, è stata sostenuta e ha superato i 2,28 miliardi di euro. Allora, Andrea, come è partito questo BTP Futura e soprattutto qual è la previsione, insomma, dopo la fine del collocamento? A te. Grazie. Allora, è allineato sostanzialmente alle ultime edizioni per quanto riguarda la domanda. Oggi siamo a 154 milioni di raccolta. Abbiamo ancora fino a alcuni giorni per finire il collocamento, quindi questo chiaramente si vedrà solo alla fine come è andato, però per ora diciamo che è allineato alle edizioni precedenti, anche se in questo caso la scadenza è molto più lunga, quindi si parla di una scadenza a 16 anni, le altre due sono a 8 e 10 anni, quindi questo secondo me è la cosa un po' più challenging rispetto alle precedenti, quindi la durata così lunga. D'altra parte, la cosa positiva è stato effettivamente il fatto che ci siano delle cedole leggermente superiori a quelle che erano state le due precedenti edizioni, cioè lo 0,75 dal primo al quarto anno, 1,20% dal quinto all'ottavo anno, 1,65% dal nono al dodicesimo e il 2% dal tredicesimo al sedicesimo anno. Quindi questi sono il cosiddetto meccanismo step up. La cosa secondo me in questo momento abbastanza positiva cos'è? Il fatto che ci sia stata già una correzione sui mercati per quanto riguarda l'obbligazionario, in particolare l'obbligazionario dei titoli di Stato, che è una correzione che è stata guidata dai titoli americani e che poi si è trascinata dietro tutto il resto dei governativi mondiali, tra cui ovviamente anche il BTP Italia. Quindi in questo momento, secondo me, da un punto di vista tecnico, il collocamento arriva in un momento abbastanza favorevole, un po' perché le borse, i mercati azionari sono sui massimi e un po' perché effettivamente c'è già stata una correzione sui titoli di Stato. Quindi a mio avviso, a livello tecnico, può offrire un'opportunità tattica di ingresso. Le cedole sono leggermente superiori a quello che avrei immaginato e vediamo in questo momento che peraltro c'è un riallineamento anche delle due precedenti edizioni di BTP per quanto riguarda i rendimenti e anche per quanto riguarda il tasso fisso 2037 che è leggermente risalito di rendimento e sceso di prezzo in occasione di questo collocamento. Ok, una domanda che ci è stata fatta in questi giorni, Andrea, ti giro velocemente proprio sul BTP Futura. Un amico tra i tanti, perché poi ci sono un po' di view differenti rispetto ai titoli di Stato, naturalmente, dice: ma c'è un vantaggio su tutti? Cioè, se tu dovessi dire qual è il vantaggio più importante che può derivare dall'acquisto di BTP Futura, cosa ti sentiresti di dire? Allora, in questo momento mi sentirei di dire gli acquisti della BCE, e quindi questo secondo me è il più forte paracadute che c'è, e come dicevo, tatticamente c'è un discorso di correzione dei mercati dei titoli di Stato che è già stata fatta, cioè ricordiamo che il decennale americano a metà febbraio rendeva lo 0,46. E in questo momento siamo a circa 0,76%, quindi comunque una risalita dei rendimenti. Siamo sempre sui rendimenti minimi, però abbiamo a che fare con questo mercato condizionato dagli acquisti delle banche centrali e quindi direi che il più forte attu è quello di una protezione che arriva dagli acquisti della BCE da un lato,
chiaramente il fatto che ci siano titoli di Stato, comunque investment grade, seppure appena due gradini sopra l'investment grade, e quindi ovviamente non si parla di una massima sicurezza dal punto di vista del merito di credito, però il mood in questo momento è molto positivo e in Italia con l'arrivo di Draghi questo momento di fiducia è particolarmente alto, quindi l'emissione arriva in un momento positivo per quanto riguarda la fiducia politica sul paese e arriva anche in un momento che segue una correzione dei titoli di Stato. Ecco, detto questo, io direi che può esserci un'opportunità tattica che a mio avviso potrebbe esserci proprio relativamente alle cose che abbiamo appena detto, e dall'altra parte invece chi lo acquista in un'ottica di medio-lungo termine invece secondo me si espone invece a rischi maggiori, nel senso che o è disposto a tenerlo fino alla scadenza e quindi poi ad avere i vari premi fedeltà, oppure deve sapere comunque che ci sarà molto probabilmente della volatilità su questo strumento, proprio perché è di durata lunga, quindi 16 anni sono lunghi su un BTP e i tassi in termini assoluti sono comunque ancora sui minimi storici. Si parla di inflazione che cresce, si parla di rendimenti americani che sono passati da 0,38% a oltre 1,77%, adesso siamo in area 1,60% nuovamente, però c'è una tendenza alla salita sui tassi, quindi può esserci opportunità o di brevissimo termine a mio avviso, oppure chi lo tiene deve farlo con denaro di cui non ha bisogno per tenerlo fino alla scadenza, perché a mio avviso la volatilità tornerà